Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 33esimo episodio della serie Made in Italy. Dobbiamo andare un attimino avanti il tempo, giusto un po' esatto, per aprire qua e entrare, comprarci un attimo le nostre forche. Direi di prendere quelle normali, non starli a prendere quelle doppie, per il nostro merlo, perché alla fine sì, sono poi soltanto 5 bancai, quindi cioè 5 pallet, quindi non è che siano chissà che cosa. Ce le compriamo subito, sono le CSZ, le troviamo appunto qua, prodotti CSZ, giustamente se non lo seleziono, ok. Andiamo su queste, sì, neanche tanto, forca pallet trattenitore, no, non ci interessa. Andiamo questa, caricatore frontale, pinza telescopica, 2649 euro, 7 euro al giorno, sì, non ci costa neanche tanto, dai. Che andiamo un attimo a montare. E sì, abbiamo qui ancora Landini e il Merlo. Praticamente Landini lo vedete sempre ultimamente, eh? Ditemi un po' anche se vi annoia, se preferite che cambi un po' trattore, perché decisamente lo stiamo sfruttando un sacco. Ok, scendiamo. Aspettate, devo spegnere un attimo il motore. Esatto. Tiriamo su dietro e blocchiamo i nastri e si parte. Si parte ad andare a far soldi. E in teoria vedete c'è l'icona che lampeggia sulla minimappa, è lì che dobbiamo portare la lana. Quindi siamo prontissimi per andare a fare gli 80.000 euro che ci spettano. Spero si senta un po' la mia voce, perché c'è l'audio di gioco che è altissimo. Lasciamola al 20. Non so se voi vedete l'icona. Boh, non lo so. Stavolta giriamo subito di qua. Ah, stiamo attenti anche a non perdere il merlo. Ok che è allacciato tutto con le cinghie, però non si sa mai, eh. E mi sa tanto che sto pezzo ve lo taglio, perché sennò passiamo sempre di qua. No, comunque sto registrando, ve lo lascio forse anche. Sto registrando appunto di seguito lo scorso episodio, quindi non posso aver letto i vostri commenti, e abbiamo appena raggiunto le 2 ore. Tanta roba. 2 ore con il Landini. Ce l'abbiamo da quanto? Dall'episodio 20, no, aspettate, il 30 sicuro. No, dall'episodio 30. Il 30 abbiamo letamato. Il 31. No, scherzo. Il 29 abbiamo letamato. Il 30 abbiamo fatto cosa? Fienagione. E non mi ricordo neanche più che episodio è questo. Dovrebbe essere il 33 o 32. Comunque da 4 episodi circa ce l'abbiamo. Mi ricordo che abbiamo letamato, abbiamo falciato, scorsa volta abbiamo raccolto e imballato, e quest'oggi, vabbè, lo sapete già se avete visto l'immagine copertina, però andremo a liquamare. Appunto il nostro acquisto sarà la botte liquame, la quale poi dopo ne parleremo, ecco. Comunque prima andiamo un attimo a... andiamo a vendere questi... questi bancali, questi pallet. Tra l'altro voglio un attimo vedere il campo 34, che è questo qua dietro. Cosa c'è seminato? Aspettate. Vediamo un po', è questo. Ok, devo venire qua a rimuovere tutto. Comunque è bello grande, cioè rispetto a tutti gli altri campi è... vabbè, non è il più grande, però si fa rispettare come grandezza. E ci sta, dai. Si potrebbe seminare ad erba, ma praticamente di campi ad erba ne abbiamo fin troppi, quindi niente. E però i campi ad erba non sono nostri effettivamente, perché se vedete col curse play non ce li trova, non ce li visualizza come nostri campi, quindi è un po' un problema, però vabbè, dettagli. Allora, eccoci qua. Bello, piazziamo qua. Tira in giù la sponda. Ok, slacciamo i nastri, spegniamo il motore. E ora ci andiamo a divertire con il merlo un attimino. Dopo non so neanche dove lasciarlo. Penso che lo porteremo a casa. Cioè, no, andremo allo shop, non a casa.
5 lì. Ok, guardate che roba. Fantastico. Eh sì, le CSZ sono veramente tanta, tanta roba. Sì, non li scaricherò benissimo, ve lo dico già. E col joystick devo abituarmi un pochettino di più. Questo qui io direi quasi di lasciarglielo qua, che si riempie ancora un po'. Perché vediamo un po' quanta percentuale ha. 19%, sì, lo lasciamo qui ancora. Sì, forse questo qui non posso più lasciarglieli lì questi, perché li ho tolti dalla loro zona, però vabbè. Nel dubbio lo portiamo via. Per lasciarlo qui che non serve a nulla, facciamo già un bel po' di soldi. Non voglio raccogliere appunto quello, quindi non tocchiamoli neanche dentro perché altrimenti ci... cioè non ce lo riempie più magari. Comunque 300 litri sono sugli 8, 16, 2400 euro. Non so se ho fatto il calcolo giusto, però è possibile. Ok. Per farci stare sul merlo mi sa tanto che poi andrò... Vabbè, guardate che roba. La realtà della serie. Le cose realistiche della serie, no dai. Vabbè, per 2400 lo lasciamo lì. Sì. Il problema è che dopo dovrei... sì, dovrei lasciare qui un trattore con le forche. Le forche probabilmente le lascerò qua a prescindere. Oppure no, ci potrebbero servire da qualche altra parte, secondo voi? Ma... non ho idea. Comunque, vabbè, dai. Ok, non li ho toccato dentro né nulla. Nel dubbio le forche le prenderei quasi anche su. Anzi, no, le lasciamo qua, dai. Però dovrei essere qua col merlo, eh. Il problema è un po' quello. Vabbè, le prendiamo, le lasciamo sul merlo. Perché sì, il problema è che queste forche vanno bene soltanto con i telescopici. Quindi o merlo o qualcos'altro, tipo Liber, JCB e quant'altro. Non vanno appunto bene con il Lamborghini Nitro se gli compreremo il caricatore frontale. Guardate che manovra da professionista, cioè. Ok, adesso si ribalta tipo tutto, però vabbè. Ma comunque ce l'abbiamo fatta. Adesso io direi che ci vediamo subito al punto vendita, sennò facciamo sempre il solito viaggio inutilmente. Bene, siamo praticamente arrivati al punto 20 che dovrebbe essere appunto qua a sinistra. Comunque il merlo l'abbiamo perso. L'abbiamo perso sì perché stava cadendo, alla fine facendo una strada alternativa l'abbiamo perso del tutto, allora l'ho portato qua. L'ho già portato allo shop. Anche se mi stavo chiedendo prima. No, che ora apre? Le 2:30, va benissimo. Ok. Spero tanto che non sia andato avanti troppo il tempo in modo da... come si dice? Da far crescere l'erba, ecco. Ecco, mi pare che questo randazzo avesse l'autocaricamento, ma però non mi funziona. Boh, strano. Ok, stiamo scaricando. Ok, eravamo a 2000 qualcosa, se non mi sbaglio. Vediamo un po' le finanze. Abbiamo perso 100.000, sì, nuovi veicoli. Ok. Comunque sì, abbiamo 96 pecore, forse l'avevo detto lo scorso episodio di quante pecore che avrei dovuto guardare le pecore. Comunque sono 96 e ne abbiamo prese molte meno noi se non mi sbaglio. Dovremmo pulire sì. Dai, ne è forse 80.000 euro, non li facciamo. O forse sì, però siamo a 68, 16. Arriviamo a 76.000. Se arriviamo a 76.000 sono felicissimo, eh. Sì, 76.000. È 75.000 euro, vediamo un po' il prezzo se è diminuito, ma mi sa di sì. Perché il gioco è furbo, quando vede che noi abbiamo tanto prodotto, ecco, vedete, ce lo pagava 100 euro in meno al litro. Ogni 1000, ok. Quindi praticamente ci ha dato sui 1000 euro in meno, una roba del genere. Comunque adesso ci dirigiamo allo shop per il nuovo acquisto, perché di soldi ora ne abbiamo.
Sì, comunque ragazzi, io sono quasi tentato di continuare a nutrire le pecore e a accumulare un sacco di bancali e poi venderli tutti insieme. Ditemi se vi interessa come idea che in un video lo facciamo. Ok, eccolo lì il merlo. Avevo appunto il dubbio se lasciare il merlo sul pianale o no, perché se lo lascio su avrei dovuto aprirglielo il portellone dietro, perché se magari volevo prendere sul pianale con il merlo, come scendevo? Non si sa. In teoria spawnerà qui, quindi ci mettiamo qua, spegniamo un attimo e ci andiamo a comprare la nostra botte, che non è la Grand Cot, non è la Yoski, non è la Zunhammer. Zunhammer che costa abbastanza, costerebbe così circa, e porta molto di più, e appunto è la Bossini. Bossini che penso di prendere la B200, quella versione blu, colorazione New Holland, che anche qua da me ce n'è in giro una, anche se però questa è quella aggiornata. Questo è il dilemma. Vediamo un po' se si può personalizzare. Seleziona, ok. Add beacon light, control panel coming soon, ok. Vediamo invece questa, si può personalizzare. Vabbè, io prendo questa, cioè. Ma sì, dai. Big Terris. Ma gli metterei le big. Dai. Mitas big. No, dai, mettiamo queste. Non so quali possano essere, però vabbè. E add beacon light. Vabbè, lasciamo così. Compra 36.800 euro. E praticamente scendiamo a 40.000 euro. Dai, non è male come prezzo. Che ruote ha? Spero non quelle stradali. Sì, esatto, non sono quelle. Ci stanno, eh. Sì, forse il nostro Landini è piuttosto piccolo. Ma giusto un po', eh. Guardate che bestione questa Bossini, cioè. È una cosa assurda. Ah, aspettate di attaccare la presa di forza. Con J. Forse l'altra aveva i cavi olio dinamici, cioè i cavi dinamici. Però vabbè, cioè. Ci sta molto di più blu. Anche se l'altra sarebbe forse la colorazione originale, ce la vedo molto meglio. Ed ora andiamo in farm a farci il pieno, perché dobbiamo licomare tutti i campi falciati, cioè i campi falciati, per ora quei due. Poi vedremo, perché voglio avere una resa maggiore nel prossimo raccolto, e quindi dato che abbiamo tanto liquame avremo tipo tre botti, dovremmo riuscire a fare tre botti sicure, e poi abbiamo ancora un po' di litri. Sì, lì non so perché lampeggiava il 50 verde, 50 giallo. Boh, non si sa. Allora, la vasca del liquame. Facciamo questa entrata, dai. Sopra non posso per... Sono tipo 4 entrate per questa far. Questa, quella a sinistra, quella in cima e poi quella dove c'è la trebbia qua a destra. Devo vedere un attimo dov'è il punto di ricarica del liquame. Che... vabbè, qui no. Dovrebbe essere qua. Sì, nelle manovre non sono il top. Fortuna che ha tramite N blocca assister santi. Ed è tanta roba. Lì c'era forse un'entrata? No. Ok, non so perché ho questa visuale qua dall'alto, però vabbè. Il liquame ne abbiamo 54.000. Vediamo un po' quanto è là dentro. Ah, tra l'altro l'animazione qua dietro si funziona. 54.000, sì, secondo me riusciamo. Adesso vediamo, no, mi sa che riusciamo a farne soltanto 3 ricariche, però dai, non male. Quello lì è il pannellino, vediamo un po' se ha funzioni qua esterne. Sì, non so perché, ma si è impallata un po' la player camera, credo. Allora, dobbiamo, prima roba, sblocca assister santi, perché sono stersa, quello posteriore. Ci passa, sì, ci passa, ci passa. Sì, ci sarebbero manovre molto più complicate, però ci passava appena, perché è bella larga. Comunque richiederebbe 200 cavalli, ma ce la facciamo noi.
Vabbè, qua da me ce n'è uno che ha una Bossini B200, questa colorazione è tipo identica, che la traina con un 140 o con un 210, dipende dalle volte. Comunque tanta roba, cioè l'ho vista ed è immensa. Sarebbe molto bello vedere la Quattrassi, un qualche Quattrassi botte italiana, perché ci stanno. Ed ora, vabbè, ci dirigeremo al campo. Spero che funzioni comunque. Dovrebbe avere sì la possibilità di cambiare posteriormente. Lampeggiante, guardate, funzionante. Le luci belle. Ecco, non abbiamo provato il canotto, però è funzionante. Ora stiamo un po' all'interno per goderci il nostro landini, perché con questa botte, cioè la botte e il crosetto sono fantastico. Soprattutto il crosetto, la botte forse è un po' troppo grande. Effettivamente sì. Però vabbè, è una Bossini. Poi quando avremo il Mac ci divertiremo con lui, ecco. Perché c'è anche l'altro Lamborghini, ma non so se acquistarlo oppure no. Vedrò. Lamborghini, l'R6 mi pare. Quello identico al Same Fortis praticamente sarebbe. Vabbè, andiamo al campo subito, quello grande, in modo che non dobbiamo star lì a girarci nei campetti. Andiamo avanti per la nostra strada e dovremmo trovarlo. Eccolo lì, quello lì che si vede. Anzi no, sono tutti e due. Sì, comunque è molto più comoda questa strada, credo. Allora, qua si gira a sinistra. Mettiamo la freccia. Ok, non voglio fare sta roba. Mettiamo la freccia, entriamo in campo. Dovrebbe avere 10 metri di larghezza. Vediamo le funzioni. Allora, blocca assi sterzanti. Praticamente quando andate in retro vedete sterzato. Così ve li blocca. Ah, tutti sono due, vero? Ve li blocca, però non è il nostro caso. Accendi caro bot, arresta exit vehicle, left alt, no. Ah, bisogna andare dietro se non mi sbaglio, era nel 15. Per poter cambiare qua. No, c'è soltanto questo, vabbè, fa niente. O che c'era qualcosa in varia. No, nemmeno. Vabbè, forse non è neanche la versione più aggiornata, quindi è probabile. Bene. Ora direi di accenderla con la B. E si parte. Non vedo, oh sì. Sì, si vede il particle dilettamato, quindi ottimo. Togliamo un attimo qua, ok. Andiamo avanti e indietro un po' di volte. Sì, si vede un po' il particle. Forse dovrei stare un po' più staccato, se no butto tutto in strada, magari. Sì, si vede un pochettino. Ovviamente non si vede tanto quanto il letame, però si vede il giusto, ecco. Poi non tutto il campo ce lo farà, perché nel senso non è che possiamo far tutto, cioè soltanto la parte di campo coltivabile, i contorni non fanno parte del campo e quindi non ce li letamerà, credo. Li quamerà, ecco. Sto un attimo guardando qua dietro. Sembra un po' usurata come botte. C'è qualche, sì, è stata riverniciata un po' male. Però su qualche, vabbè, è una bella botte. Ma su qualche strato un po', boh, venuto male, credo. No, comunque, dai. Ok, che costa neanche troppo come botte. Guardate come girava sotto. E non ce la fa. Una botte così piena è dura da tirar su. Una botte così piena sì, è veramente dura da tirar su, perché. Ok, dovrei essere. Ok, dovrei star tipo a questa distanza. Circa. Sì, ma anche forse un pochettino più in su. Comunque, tanta roba. Questa qui è una mod che deriva dal 15, vabbè sì, era stata da 15
convertita, però deriva dal 13 se non mi sbaglio. E nel 13 non l'ho mai provata, se no, non l'ho mai provata nel 13. Però mi sarebbe veramente piaciuto utilizzarla perché è tanta tanta roba. Ogni tanto infatti adesso gioco ancora col 15 perché ci sono un sacco di mod bellissime e molto anche utili che ora non ci sono. Se forse andare in su è un po' uno spreco perché andando lento consuma lo stesso, cioè consuma di più di letame, di liquame, quindi è un po' un problema. Ma se andiamo così, se no se andiamo in giù non ritorneremo più su. Però il piccoletto qua se la cava in qualche maniera, non sa neanche lui come, ma ce la fa. Sì, forse era meglio utilizzare il Mac, aspettare ad acquistarla e magari letamare il campo, però era una cosa che volevo fare da troppo tempo, acquistarla a Bossini, perché è una mod che merita. Ah, e poi ci prenderemo anche i carri Bossini, che se non mi sbaglio non ne abbiamo neanche uno. Abbiamo soltanto il Ravizza, Randazzo e il... lo Zaccaria, vabbè, poi l'altro Randazzo. Comunque magari lo Zaccaria lo cambieremo, ecco. Dato che da tanto che lo utilizziamo, si potrebbe... vabbè, quando avremo un po' di soldi lo cambieremo, non subito. No, però comunque forse ci stiamo dentro a fare tutto il campo. Spero che prenda tutto, eh. Sì, vabbè, prende tutto perché la larghezza è alla fine 10 metri. Sì, sembra che dovrei stare anche un pochettino più a destra. Comunque belli anche gli pneumatici. Complimenti, se non mi sbaglio è stato Gaming a convertirla, a editarla. E vabbè, Gaming ormai non sto neanche a dire più nulla. Ogni mod che fa veramente è tanta roba. Peccato appunto per il getto posteriore che non si può cambiare. Però penso che questa qui è la versione ancora quella, una delle prime, che era uscita nel 15, nel 17. Ops. Quindi è logico che non ha proprio tutto. Comunque l'altra versione dovrebbe essere quella più aggiornata. E comunque ci stiamo dentro con tutto il campo. Dopo proviamo un attimo a vedere se abbiamo proprio preso tutto il campo oppure no. Cioè almeno se non abbiamo lasciato passate vuote, ecco. Sì, poi tipo qua è logico che lascio i bordi dei campi. Anzi, la riaccendiamo. Ok, così lo fa. In teoria questa è l'ultima. Sì, comunque vedete, le passate sono belle larghe, quindi forse siamo passati sopra più volte negli stessi punti. Però vabbè, pensavo di usarne molto di più di liquami per questo campo, sinceramente. Era bella anche la Ravizza da utilizzare, ma purtroppo consuma molto, quindi niente, Ravizza. Praticamente era, cioè il liquame finiva soltanto ad arrivare qua avanti, qua dove eravamo noi ora. Fare due passate o neanche. Vediamo un po' com'è. Allora, tipo di prodotto, crescita e fertilizzato. Perfetto. Non ci dà la fertilizzazione. Non ce la dà perché in teoria non è un campo nostro. Ok, comunque dovrebbe essere fertilizzato. Cioè, se vedete. Oppure no? No, aspettate. Adesso ho un dubbio. Facciamo il confronto con l'altro campo, dai. Sì, si nota la differenza. Qui è più marrone, qui è cioè qui è più color nero. La terra, vedete? Qui invece è più color marrone, ecco. Sì, sì, è fertilizzato. Scusate. Bene ragazzi, io direi che non torno neanche più in farm perché a sto punto siamo a posto, perché il nostro lavoro l'abbiamo fatto con la nostra botte.
Direi che noi ci vediamo dopo domani con nuovissimo video su questa serie, oppure ci vediamo direttamente domani se riesco con un video di MotoGP. Spero che vi sia piaciuto appunto il video, vi invito come sempre a lasciare un bel like, lasciate tanti like per farmi sapere se il video vi è piaciuto, commentare per dirmi ciò che ne pensate e magari se devo migliorare qualcosa, e soprattutto iscrivetevi al canale se non è ancora fatto e passate nei social in descrizione e su Instant Gaming se vi interessano i giochi scontati, che veramente è una bomba Instant Gaming. Trovate giochi scontatissimi, tipo anche al 70%, e ci sta, veramente comodissimo. Io vi saluto e vi ringrazio, noi ci vediamo domani, o dopodomani, con un nuovissimo video. Ciao a tutti i tuoretti!